viene percepito il rischio dal cliente? Che cosa spaventa il cliente? Ma in prima battuta il cliente si spaventa dall'idea di perdere i soldi. Quindi non c'è neanche tanto un tema di dire diminuiscono, ma proprio questa idea della perdita. Quindi noi potremmo parlare di massima perdita, di perdita nel tempo. In realtà il rischio va spiegato, perché il rischio sembra banale, ma è anche un'opportunità, e il rischio è semplicemente, dal mio punto di vista, una variazione del portafoglio nel tempo. Ma il rischio può essere declinato anche in altri ambiti, quindi non è solo legato a una variazione numerica dell'investimento che hai fatto, e mi sto riferendo per esempio ai rischi di politica e politica monetaria che nell'ultimo decennio ci hanno accompagnato, quindi a quei rischi esogeni che inesorabilmente impattano sul tuo portafoglio. C'è un terzo rischio che io amo molto sottolineare, che spesso viene trascurato, ma in questo ci penserà MiFID 2 a partire proprio da quest'anno, dal 3 di gennaio, a metterci una toppa, come si dice, che è il rischio di opacità, cioè di poca trasparenza, che non riguarda solo un tema di costi, ma riguarda, secondo me, ed è molto più importante, una trasparenza totale sulla qualità degli investimenti che tu hai. Quindi sapere esattamente il tuo portafoglio, in che investimenti finanziari è investito. Lei, come professionista, quali sono i suoi metodi per gestire il rischio dei portafogli dei clienti? Beh, intanto il metodo che hanno tutte le persone che fanno il mio lavoro è sostanzialmente imposto dalla normativa, quindi il tanto come dire mal commentato test di MiFID 1, che poi si trasforma in quello che tutti gli investitori devono compilare, che è il questionario di profilatura, in realtà è un primo mandato che ti impone con una regola di assegnare un profilo di rischio al cliente. Investitore quindi che non può sottrarsi a questo compito, e soprattutto non può pensare di avere un portafoglio che non è idoneo ed adeguato al rischio e al profilo che emerge dalla compilazione di questo questionario. Poi sicuramente alla profilatura viene assegnato un indice di rischio, e questo ci consente di monitorare gli investimenti con una serie di valori e quindi di controlli anche quantitativi efficaci.